Ciao investitore e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con Giorgio D'Amico, dottore commercialista, mio collaboratore e anche mio socio. Oggi parliamo della soglia di esenzione per dei 51.000 euro all'incirca, ci dirà Giorgio per quanto riguarda le valute estere e le criptovalute. Noi in realtà parleremo di criptovalute. Quando è che si pagano tasse? Si pagano sempre tasse su guadagni, su plusvalenze derivanti da cessione di criptovalute? Allora, questo è uno degli argomenti più gettonati in assoluto sul quale arrivano più domande, su cui ci sono più dubbi e più malintesi. Allora, partiamo da un primo dato. Sulla base delle interpretazioni che oggi abbiamo disponibili, le criptovalute vengono assimilate alle valute estere dal punto di vista fiscale. Questa assimilazione fa sì che per le attività che riguardano le criptovalute, si possa fare riferimento alla normativa e alla prassi, cioè alle interpretazioni, ai circolari, alle sentenze che ci sono state, che hanno riguardato l'attività delle valute estere oramai negli ultimi 30 anni, perché comunque sia si tratta di un'operatività molto, molto conosciuta e molto consolidata, soprattutto in ambito bancario. Quindi tutto quello che riguardava le attività fatte con i dollari, i franchi svizzeri, la sterlina inglese, le valute più disparate. Ora, le plusvalenze che derivano dalla cessione di valute estere sono imponibili, rientrano nell'ambito dei redditi diversi e devono essere portati a tassazione. Sono tassabili con l'aliquota sostitutiva del 26% e le plusvalenze diventano imponibili quando vengono realizzate, cioè al momento dell'incasso. Incasso che si presume dal punto di vista fiscale, nel momento in cui le criptovalute vengono prelevate dal conto, il che vuol dire che anche se io cambio da una criptovaluta all'altra, sto prelevando da un conto in criptovaluta per accreditare un altro conto in criptovaluta. Quindi sul prelievo si presume che ci sia realizzo e questo realizzo avviene al valore normale. Ora, tutte le attività quindi rientrano nell'ambito delle plusvalenze e sono potenzialmente tassabili. Lo stesso articolo del codice prevede però una esclusione. Questa esclusione vale solo per le valute estere e quindi anche per le criptovalute e dice sostanzialmente che non sono imponibili le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di valute estere provenienti da depositi che non abbiano avuto nell'arco dello stesso anno d'imposta un saldo superiore a 51.645 euro, che sono i vecchi 100 milioni di lire, per un periodo superiore ai 7 giorni. Tenete presente che questo limite dei 100 milioni va computato insieme al saldo di tutti gli altri conti in valuta estera detenuti dal soggetto. E quindi bisogna fare un conto complessivo per vedere se questa soglia è stata superata oppure no. Ora, vi faccio un esempio del mondo, diciamo, precedente, cioè del mondo tradizionale. Se io sono un investitore in titoli di Stato americani emessi in dollari, Treasury, può capitare che il titolo scada e il controvalore di questo titolo mi venga accreditato sul mio conto in dollari presso la banca italiana. E quindi io mi trovo ad avere, immaginiamo, 100.000 dollari sul conto. Se questi 100.000 dollari rimangono sul conto per più di 7 giorni lavorativi continui, nel momento in cui io uso gli stessi dollari o per ricomprare un altro titolo in dollari o per cambiarli in euro o per qualsiasi altra cosa, si realizza una plusvalenza o una minusvalenza e quella plusvalenza o minusvalenza sarà fiscalmente rilevante. Se invece io, prima che siano trascorsi i 7 giorni, li uso per comprare un altro titolo oppure li vendo e passo in euro, a quel punto non ho fatto il termine dei 7 giorni e non ho una plusvalenza imponibile. Questo è importante perché lo stesso discorso vale per le criptovalute. Se io non ho detenuto un importo complessivo superiore ai 51.645 euro in criptovalute per più di 7 giorni lavorativi continui, Come si calcola però? Come si calcola? questo, stavo proprio arrivando a quello. Allora, nel mondo delle criptovalute non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è giorno, non c'è notte, è tutto quanto insieme. Allora, la nostra legge parlava delle banche che avevano dei giorni di apertura, dei giorni di chiusura, avevano degli orari, c'era il fixing, si sapeva quando la banca era aperta e quando le cose erano. Allora, dire 7 giorni lavorativi continui tecnicamente significa dalle ore 24 del giorno in cui ho comprato la criptovaluta alle ore 24 del settimo giorno lavorativo italiano, con
successivo diciamo, il settimo giorno lavorativo successivo. Io onestamente cercherei di tenermi un pochettino alla larga dal limite, perché trovarsi troppo a ridosso della scadenza e dover poi discutere, immaginate che io compro a mezzogiorno del lunedì e poi rivendo alle 8 del pomeriggio del mercoledì successivo, tecnicamente sono dentro le ore 24 del giorno e dell'altro, però sono passati più di 7 giorni perché ho comprato a mezzogiorno e ho venduto alle 8 di sera. Non entriamo in questo genere di discussioni, cioè cerchiamo di tenerci un pochettino larghi. Certo. Tante volte anche mi dicono, ma posso vendere e ricomprare lo stesso giorno? Ora dico io, tecnicamente interrompere la detenzione è sufficiente, però se non si vede bene che c'è stata un'interruzione della detenzione, corre il rischio di dover poi magari a distanza di tempo ricostruire la situazione e dover dimostrare che c'è stata questa interruzione, magari avere delle difficoltà da quel punto di vista. A quel punto, almeno che il timestamp si porti dietro due giorni diversi, secondo me è un suggerimento di comodità per tutti. Quindi avere una vendita fatta con il timestamp di un giorno e l'acquisto fatto col timestamp del giorno successivo. In questa maniera siamo sicuri di avere una separazione e a quel punto siamo certi di aver interrotto il periodo di detenzione e che non ci siano questo tipo di problemi lì. Quindi questo per quello che riguarda i 7 giorni. L'altro argomento che è ancora più importante e significativo è quello relativo alla valorizzazione delle criptovalute ai fini del calcolo della soglia. Perché molti mi dicono con la crescita del Bitcoin sto arrivando vicino alla soglia. Signori, no. La rivalutazione della criptovaluta non conta ai fini del superamento della soglia, perché ai fini del superamento della soglia la criptovaluta va considerata al cambio del primo di gennaio. Il cambio del Bitcoin ai fini del calcolo della soglia per quanto riguarda il 2021 è stabilito intorno ai 24.500 euro. Se voi avete due Bitcoin siete sotto soglia, anche se il Bitcoin va a 300.000 euro, perché ai fini della soglia due Bitcoin valgono 49.000 euro. Quindi, quando voi pensate alla soglia, dovete immaginare che sia una specie di cancello che potete superare solo comprando criptovalute. Il cancello non si sposta, non vi viene incontro, non vi tira dentro con l'aumento del valore delle criptovalute. Voi avete delle criptovalute che aumentano, diciamo, si gonfiano, ma pesano sempre la stessa cosa dal punto di vista della soglia. Quindi magari diventano più grosse perché il loro valore aumenta, ma ai fini della soglia il peso rimane sempre uguale. Quindi non potete superare la soglia se non comprando altre criptovalute. E qui bisogna fare una distinzione importante, bisogna fare attenzione, perché se io sono entrato nel 2021 con due Bitcoin, valore 49.000 euro, e li vendo oggi, valore 90.000 circa, adesso non ho la data di oggi, e uso quei 90.000 per comprare Tether oggi vale più o meno lo stesso di quello che valeva il primo di gennaio. Quindi io compro 90.000 euro di Tether, che ai fini del calcolo della soglia valgono 90.000 euro. E se quei Tether io me li tengo per più di 7 giorni lavorativi continui, supero la soglia. Quindi qui fate estrema attenzione, perché finché io ho i Bitcoin e me li tengo, non supero la soglia. Ma se li vendo e passo su una stable coin o addirittura su una coin che oggi vale di meno di quello che valeva il primo di gennaio, adesso senza stare a fare tante discussioni, rischio di superare la soglia, e se supero la soglia io divento imponibile per l'intero anno solare, dal primo di gennaio al 31 di dicembre. E questo significa che anche le plusvalenze che io ho fatto prima di superare la soglia diventano imponibili. Quindi, tornando al mio esempio, ho due Bitcoin. A inizio anno valevano 49.000, oggi li vendo, faccio 90.000, ho fatto una plusvalenza di 51.000 che oggi non è esente, che oggi è esente, non pago imposte. Sono passato in Tether, mi tengo i Tether per più di 7 giorni, divento imponibile, i miei 51.000 diventano tassabili, li devo dichiarare e ci devo pagare sopra il 26%. E se cambi con euro invece su exchange, cioè se la Bitcoin passi in euro? Se cambio in euro su exchange, l'euro non fa mai plusvalenza, non fa mai soglia, la detenzione di euro non vale ai fini del calcolo della soglia e quindi il problema non si pone. Se io vendo i Bitcoin e passo sull'euro, non ho il problema del superamento della soglia, perché l'euro vale un euro oggi,
valeva un euro il primo di gennaio, ma gli euro non contano ai fini della soglia. Ai fini della soglia contano soltanto le valute estere, e nelle valute estere ci sono anche le criptovalute. Ok, e metti caso, allora, perché tu dici che anche se cambi su un exchange, magari passi da Bitcoin a Tether, ad USDT, c'è questo gioco quindi del calcolo, cioè che magari risulta una plusvalenza rilevante, no? Sì. Dicevi. No, la plusvalenza... Cioè, nel caso, sì, ok. Però è il valore poi della soglia, sì, dei Tether che io detengo. Ok. Lì per lì nessuno ti può dire nulla, però, per ora. Cioè, non è che l'agenzia delle entrate, finché non riporti i soldi, intendo, finché non riporti i soldi in euro nel conto corrente bancario, per ora nessuno ti sgamerebbe. Che succede se, metti caso, cambi da Bitcoin a Tether, sì, passano due anni, sì, non ti sgama nessuno perché è difficile che ti sgamino, sì, poi a un certo punto però fai cash out, cioè riporti Tether in euro, per finta, e riporti gli euro in banca. A quel punto che succede? Allora, io innanzitutto credo che sia pericoloso ragionare in termini di tanto non mi sgamano. Perché, signori, le cose che succedono lasciano tutta una serie di tracce, e tenete presente che gli exchange, soprattutto ai fini antiriciclaggio, non sono delle entità non regolamentate, sono entità regolamentate che fanno tutte le segnalazioni antiriciclaggio e quant'altro. Quindi l'idea che non possano essere oggetto di scambio di informazioni, di acquisizione di informazioni ai fini fiscali, secondo me è sbagliata. Perché è vero che oggi come oggi non sono entità regolamentate, ma non sono nemmeno entità sconosciute. Hanno obblighi dal punto di vista dell'identificazione del cliente, hanno obblighi dal punto di vista della rendicontazione ai fini antiriciclaggio, e quindi già solo immaginare che l'attività sull'exchange sia un'attività che sfugge a una possibile indagine, secondo me non è prudente. A questo poi aggiungete il fatto che nel momento in cui si esce dal discorso delle criptovalute e si entra nell'ambito tradizionale, bancario piuttosto che finanziario, a quel punto è tutta materia visibile al fisco, certo, e della quale il fisco può chiedere conto. Tenete presente che questo genere di richieste di informazioni avvengono quando ci sono movimentazioni che non sono compatibili con il profilo reddituale, certo, del soggetto, e che quindi portano a questionari, e questi questionari poi bisogna dare delle risposte, dalle quali poi possono scaturire contestazioni di natura fiscale. Quindi tecnicamente, se uno, non lo sto consigliando, ma se uno rimane basso e paga, magari carica le carte cripto come Wirex e altre, e magari fa la spesa a 500 euro al mese, fai conto. Se uno ha un reddito comunque elevato, quindi è difficile che scatti un accertamento in quel caso? Allora, è difficile, ma secondo me non è in questi termini che bisogna, cioè, che no, bisogna, no, ragionare, nel senso che è chiaro che qualunque cosa io faccio per cercare di passare inosservato, voglio dire, non significa che sia giusta, però dal punto di vista pratico potrebbe ottenere il risultato, ma ottiene il risultato fin tanto che non viene rilevata. Nel momento in cui viene rilevata non ottiene il risultato, e anzi ottiene l'effetto contrario di avere in qualche maniera dissimulato attivamente una situazione che potrebbe avere una rilevanza fiscale. Quindi, tenendo conto che anche le carte Wirex, eccetera, viaggiano sul circuito, sì, Mastercard, sul circuito Visa, che sono tutti circuiti, come dire, assolutamente, sì, sì, alla luce del sole, trasparenti anche dal punto di vista fiscale, non si può dire. Cioè, allora, bisogna sempre distinguere ciò che è corretto da ciò che è non corretto, ma potenzialmente, come dire, poco visibile o non difficilmente rilevabile. Se è corretto, è corretto. Se è scorretto, il rischio che venga rilevato rimane. Uh-huh. E quindi si entra in una prospettiva diversa. Certo, mentre se, altro caso, concludiamo con questo, se cambi Bitcoin per magari Ripple o Ethereum e generi una plusvalenza rilevante, sei sopra la soglia, poi però e non paghi tasse, nel senso, perché non ragioni che non vieni sgamato, quindi non riporti ancora nulla, non dichiari nulla, non riporti nulla in euro. E cosa succede se
poi perdi perdi veramente quelle criptovalute là, cosa succede? Devi comunque sia pagare le imposte? Allora, questo è il grosso problema del realizzo delle perdite, perché ai fini fiscali, affinché le perdite siano rilevanti, bisogna che siano definitive, bisogna che siano state effettivamente realizzate, quindi in qualche maniera vanno anche dimostrate. Uh-huh. Allora, se io ho realizzato un utile perché ho fatto una plusvalenza cedendo i bitcoin, dopodiché per qualsiasi motivo io questi bitcoin li ho perduti, mi trovo in una situazione, diciamo così, complicata, ecco, mettiamola così, complicata, perché io non sono in grado di documentare la perdita. Mi vengono in mente le persone che avevano investito nei titoli Argentina quando ci fu il default, e in pratica anche se i titoli avevano praticamente perso ogni valore, addirittura erano difficili da vendere, per chi voleva prendere quella perdita a fini fiscali si poneva il problema di dover cedere i titoli, perché fin tanto che non venivano ceduti la perdita non aveva caratteristiche definitive e quindi non era fiscalmente rilevante. E qui il problema vero è quello di dimostrare che quei bitcoin non ce li ho più io, dimostrare che non sono più miei, dimostrare che ne ho perso il controllo, e che è una cosa particolarmente difficile. Potresti dimostrare tipo che hai dei bitcoin, cioè sai dove sono, magari o altre criptovalute in delle chiavi pubbliche, però devi dimostrare che non si smuovono da tanto e non si smuoveranno mai più se le hai perse. Credo che questo sia un campo nel quale ci sarà ancora da fare delle riflessioni, perché oggi come oggi dimostrare una cosa negativa, cioè dimostrare che non è mio quel portafoglio nel momento in cui per qualsiasi motivo io venga associato a un determinato wallet, e dimostrare che io non ho le chiavi private non è facile. Certo. Perché il fatto stesso che io abbia trasferito dei bitcoin di cui avevo il controllo su questo altro wallet di cui io dico di non avere il controllo, però non sono in grado di dimostrarlo, e non è una roba banale dal punto di vista fiscale, e da questo punto di vista credo che occorra essere particolarmente prudenti. Va bene, per ora... Mi spiace di non poter dare delle certezze, ma si tratta di un campo veramente molto molto delicato. Assolutamente. Per ora grazie così, grazie mille Giorgio. Per chi volesse contattare Giorgio lascio qua sotto un link in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!